cari amici, ben ritrovati per condividere in famiglia il pane della domenica. Omnia que fecisti nobis, Domine, in vero iudicio fecisti, quia peccavimus tibi, et mandatis tuis non obodivimus. Sed da gloriam nomini tuo, et fac nobiscum secundum multitudinem misericordiae tue. Apriamo il nostro cuore e la nostra mente all'intelligenza delle Scritture. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Cari amici, ben ritrovati per condividere in famiglia il pane della domenica. Dopo la parabola dell'amministratore disonesto, Gesù rivolge la parabola del ricco e pulone ai farisei che si stavano facendo beffe di lui per quanto aveva detto sul denaro. Il termine epulone
derivato di epulum, cioè banchetto, non è più usato nel linguaggio comune. Eppure tutti sanno che l'espressione fa riferimento a una parabola che solo Luca racconta. La parabola è costruita su un duplice contrasto, il povero e il ricco, durante la vita e dopo la morte. Una premessa. Questo brano, dobbiamo tenerlo presente, questo brano non parla dell'aldilà, ma dell'aldiquà. Già ora, nello scorrere dei giorni, si decide il nostro destino futuro. I due protagonisti sono descritti abilmente dall'Evangelista Luca. Il ricco ha tutto, non gli manca nulla, si veste secondo la moda, con abiti firmati, diremmo oggi, e gozzoviglia tra un banchetto e un ricevimento. Non è cattivo né malvagio e non ha un nome. Di solito i ricchi del Vangelo di Luca sono anonimi. Il ricco trae la sua identità dalle sue ricchezze, ma a noi nel racconto giunge povero di identità. Si può arrivare a un punto di vita in cui si perde persino il proprio nome, e tutto questo perché si confonde, diciamo, la propria identità con ciò che si possiede. Ma noi amici, non siamo ciò che abbiamo. Teniamolo presente proprio come un punto fermo. Noi non siamo ciò che abbiamo. Poi c'è il povero che non ha nulla. L'unica cosa che possiede è un nome, Lazzaro, che vuol dire Dio aiuta. Lazzaro giaceva. Il verbo ballein, ossia gettare, dà proprio l'idea di un corpo gettato a terra presso il portone della casa del ricco, cercando qualche avanzo per sfamarsi. Anche i cani di strada, e ricordiamolo, per gli ebrei il cane era uno degli animali più immondi, anche i cani lo molestavano. Nelle parabole i Vangeli non usano mai dei nomi propri, tranne qui. La Bibbia, cioè per la Bibbia il nome è la persona stessa. Il suo nome, Lazzaro, è la sua vita. Ha bisogno di Dio, ha bisogno che qualcuno lo aiuti, che Dio si prenda cura di lui. Amico ascoltatore, vivi come quel ricco, insensibile, senza lasciarti toccare, e ti troverai già in questa vita in un luogo di tormenti. L'eternità, ricordiamolo, l'eternità è già iniziata ora. L'inferno non è altro che il prolungamento delle nostre scelte senza cuore.
La morte, in fondo, è la fine del verbo avere e l'inizio del verbo essere. Se noi viviamo la nostra vita solo per ciò che abbiamo, scopriremo che l'inferno sarà vivere nell'assenza del nostro essere. Dio non l'ha mai nominato nella parabola, ma sono certo che avrebbe ricordato fino all'ultima briciola data al povero Lazzaro. L'inferno è non poter più amare. Ciò che in vita è una possibilità, dopo la morte è un abisso. E c'è un abisso fra il ricco e Lazzaro. Io mi sono sempre posto una domanda. Come si erano comportati in vita Lazzaro e Enrico? Beh, non sappiamo nulla della loro vita morale. Non si parla né di disonestà né di dissolutezza. Non si dice che Enrico fosse cattivo e Lazzaro buono, no. Allora, perché Enrico va negli inferi fra i tormenti e il povero Lazzaro no? Solo perché il primo è ricco e l'altro è povero? Ecco, il ricco non è giudicato per la sua ricchezza, ma perché, qui è il punto, ma perché non si accorge di Lazzaro? Semplicemente non lo vede. E come ha fatto a non vederlo? Era lì, mendicava tutti i giorni vicino al suo portone e neppure lo vede. Ecco il suo problema e la sua condanna: non accorgersi. Il suo peccato mortale è l'indifferenza. Il contrario dell'amore, amici, non è l'odio, ma l'indifferenza. Il ricco, vedete, non è condannato per le sue ricchezze, ma per la sua indifferenza. Questo è il centro della parabola. L'indifferenza li separa. Il ricco, lo ripeto, non fa nulla di male. Amico ascoltatore, sicuro che anche tu non sia abitato dal minimalismo, dalla supponenza o dalla superficialità? Quanto dedichi alle persone che incroci ogni giorno? Quanto tempo doni per ascoltare le situazioni di bisogno che ti circondano? Quanto sei pronto a rinunciare alla frenesia quotidiana per offrire del tempo a un amico? Coraggio, chiediamo a Dio un cuore che sappia amare con passione. Il ricco chiede invano un segno clamoroso, come il suo ritorno sulla terra per convertire i cinque fratelli alla misericordia. Ma qui Abramo è lapidario. Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Vedete, amici, la morte non converte. No,
la morte non converte, è la vita che lo fa. Quindi non sono i miracoli o le visioni a cambiare il cuore. I miracoli possono impressionare, ma non necessariamente convertire. Amici, siamo sinceri. Dopo 2000 anni, noi continuiamo a chiedere segni, chiedere miracoli. E quindi, non è difficile capirlo che è così, rischiamo di vivere la fede come una forma di superstizione che ha poco a che vedere con una relazione d'amore tra noi e Dio. Corriamo il rischio di andare dietro ad apparizioni e miracoli, ponendo continuamente delle condizioni a Dio, invece di interpretare i tanti segni che Lui ci manda ogni giorno. La richiesta continua di miracoli, amici, ricordiamolo questo, la richiesta continua di miracoli rivela una fede piccola che ha bisogno di segni prodigiosi senza riconoscere il grande prodigio della presenza del Figlio di Dio in mezzo a noi. Gesù di Nazareth chiederà di prestare attenzione a due grandi segni in un passo del Vangelo, quello della profezia dei tanti che, come Giona, invitano a convertirsi. Convertirsi vuol dire cambiare testa. E la ricerca della sapienza che mise in moto la regina di Saba per verificare la fama del re Salomone. Insomma, basta mettersi in ascolto della profezia e della sapienza. Gesù stesso non ha tentato di convincere attraverso i miracoli. La fede, la pretesa, Gesù, la fede, la pretesa prima del miracolo. Se non c'è fede, Gesù non compie il miracolo. Il che vuol dire che Gesù non intende ottenere la fede a colpa di miracoli. Dobbiamo mettercelo bene in testa questo. Non è il miracolo che genera la fede, ma proprio il contrario. È la fede che genera il miracolo. In fondo, di fronte a un miracolo, se uno non vuole credere, può trovare mille motivi per farlo, perché il miracolo non obbliga a credere, ma può essere solo di aiuto, lasciando libera la decisione. Insomma, il miracolo non toglie alla fede il suo aspetto di libertà. È al servizio della fede e non intende offrire in alcun modo una certezza. Dio non usa la violenza per imporre la verità, neppure fa miracoli laddove gli uomini pretendono segni che permettano loro di sottrarsi al rischio della fede. Insomma, i segni di Dio non sono così evidenti da togliere ogni dubbio possibile. Ecco, sono tutte cose che dobbiamo tenere presenti. E poi un'ultima parola riguardo ai poveri. Dobbiamo confessarlo. I poveri
ci sono di imbarazzo. Perché? Perché sono il sacramento del peccato del mondo. E quando li incrociamo, i poveri, sovente finiamo per dar loro le briciole o anche qualche aiuto, ma tenendoli distanti da noi. Che cosa fare davanti alle ingiustizie, alla povertà? Ecco la domanda che nasce da questa parabola. Sì, possiamo rifugiarci nella preghiera, però c'è un rischio. Il rischio di essere una consolazione a buon mercato, a volte scherzando amo ripetere. Quando preghiamo Dio per gli affamati, cosa ci aspettiamo? Che faccia i panini per tutti? Oppure la nostra fede può farsi servizio, impegno concreto. Ma prima di tutto, amico ascoltatore, ciò che conta, il punto, ciò che conta è essere compassionevoli. Prima di tutto siamo chiamati ad avere compassione, essere presi fin nelle viscere, con un amore totale e sentire il dolore dell'altro proprio come lo sente Dio. Ecco, amici, la bella notizia di questo brano evangelico. Buona domenica e a risentirci la prossima domenica 27esima del tempo ordinario. Ciao, ciao.